prima riunione di condivisione con il tema generale e i titoli per il Corso Fiorito 2019 che verrà appunto fatto, si svolgerà il giorno 10 marzo 2019 con una giornata splendida di sole, speriamo, e l'argomento ormai è noto, solo il titolo generale è appunto il Santuario Pelagos, un mare da amare. A noi ci sembrava importante proporre un tema del genere perché coinvolge tutti i comuni che partecipano all'edizione del Cari Fioriti, che quest'anno siamo ben 14, incluso il comune di Sanremo fuori concorso e una nuova entry, il comune di Imperia. Benvenuti al comune di Imperia, che è da anni che non partecipava. Ora, oggi abbiamo reso noti i 14 titoli e la filosofia del tema generale. È un argomento importante che siamo riusciti a sviluppare con un coinvolgimento, la partecipazione della dottoressa Sabina Eroldi dell'Istituto Tetis, che conosciamo tutti, il comandante Coppola e il FAI, che ha portato avanti il programma con la Capitaneria e l'Istituto Tetis l'anno scorso, appunto i cetaci FAI, attenzione FAI nel senso stare attenti, ma anche come abbiamo annunciato il tema principale del Cari Fioriti, che andrà verrà trasmesso in diretta il giorno 10 di marzo, si svolgerà a Sanremo, e soprattutto i 14 titoli che siamo riusciti a mantenerli segreti fino all'ultimo. Allora, i temi dei Cari Fioriti sono 14, uno è fuori concorso perché è dedicato al comune di Sanremo e riguarda le spiagge e le attività balneari, quindi il comune di Sanremo si occuperà di rappresentare all'interno del Santuario Pelago queste attività, diciamo prettamente turistiche. La tematica generale riguarda il Santuario Pelagos dei cetacei e un mare da amare. I titoli invece riguardano gli animali, quindi i pesci, gli animali che abitano, le attività sportive che noi possiamo fare, e le spiagge, l'attività balneare, ma soprattutto l'attività di pesca e quindi di conseguenza gastronomica, e soprattutto il rispetto e la sicurezza del nostro mare, che è una delle funzioni istituzionali della Capitaneria di Porto. Qui abbiamo Taggia con il Capodoglio, Valle Croce a Campo Rosso la vela, Imperia in Windsor, Ventimiglia la tartaruga, Riva Ligure la sicurezza in mare, tema numero 12, Santo Stefano al mare, la balenottera comune, Isola Bona, la stenella striata, Ospedaletti la mobula o diavolo di mare, Cipressa il pesce luna, Seborga il gambero rosso, Bordighera pesca e turismo, Dolce Acqua la subacquea e 14esima il Golfo di Anese, lotta all'inquinamento marino, tema numero 13, ampiamente descritti tutti questi argomenti sui comunicati. Diciamo che dopo il festival annunceremo qual è il programma che noi stiamo lavorando sull'allargamento del programma, quindi partendo già dal giorno prima con la parte scientifica e il coinvolgimento delle istituzioni che saranno coinvolte nel programma. Caro di Sanremo è stata affidata, diciamo, le spiagge, quindi tutte le attività balneari, quindi dal punto di vista turistico. I fiori, francamente, non lo so, verranno poi utilizzate all'interno dei vari comitati di esecuzione, si decideranno che fiori utilizzare per rappresentare al meglio il tema e il titolo che ognuno ha in abbinamento. Il mare da salvaguardare è un tema tra l'altro cruciale, è attualissimo in questo momento per purtroppo le conseguenze dell'azione dell'uomo
Quindi è un tema che mette in risalto un nostro valore enorme, che è quello del santuario Pelagos, che è una grandissima fortuna avere proprio questa area, questo triangolo dove sono stanziali determinate tipologie di pesci visitabili e che si possono vedere tutto l'anno, però è un ambiente delicatissimo, fragile e che assolutamente dobbiamo salvaguardare. Quindi il fatto di aver scelto questo tema è molto importante, perché lo porterà ancora di più all'attenzione di tutti. Un tema importante come il mare, che riguarda tutti i comuni che partecipano a questo evento, le coste liguri, ma non solo, le coste di quelle regioni che si affacciano sul santuario Pelagos, un tema attuale quindi che ci riguarda direttamente e che abbraccia diversi settori, le attività sportive, abbiamo visto, la gastronomia. Quest'anno il filo conduttore è il mare di questa manifestazione ormai che si ripete ogni anno ciclicamente. E il mare quindi coinvolge la Guardia Costiera, la coinvolge per quelli che sono alcune delle funzioni fondamentali del corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, cioè la sicurezza in mare e la salvaguardia della vita umana in mare, nonché la protezione dell'ambiente marino e costiero. Non ho preferenze, perché i temi sono tutti quanti, come avete potuto avere modo di ascoltare, dei bei temi che riguardano la fauna e l'ambiente marino e la sicurezza in mare, le attività che si fanno in mare. Non ci sono preferenze, i temi della sicurezza e dell'ambiente sono stati già assegnati, ovviamente la disponibilità nostra e di tutti i tecnici che sono coinvolti è nello spiegare ai comuni cosa vuol dire il tema, in modo tale da poter rappresentare con il proprio carro quella che è l'anima del tema e del titolo. Il motivo per cui il FAI è partner di questi progetti. Il FAI, Fondamento Italiano, in realtà ha molto a cuore il Santuario Internazionale dei Cetacei, il Santuario Pelagos, perché è stata una richiesta specifica della cittadinanza, quella di prendersi cura del Santuario Pelagos. Il FAI ogni due anni, organizza, lancia un censimento. Si chiama il censimento dei luoghi del cuore, per invitare la popolazione a segnalare dei luoghi che non devono essere dimenticati, dei luoghi che devono essere tutelati. Il santuario Pelagos è stato un luogo, tra virgolette, che ha avuto un altissimo gradimento e quindi un elevato numero di votazioni. Sulla base di questi risultati positivi, quindi vuol dire che 5.550 persone hanno detto: attenzione, noi vogliamo tutelare il Santuario Internazionale dei Cetacei, che è quest'area che è qui davanti a noi, arriva a Monte Carlo, arriva alla Toscana, arriva alle coste della Sardegna. Quindi è proprio un triangolo di mare dove i cetacei sono stanziali. In collaborazione poi con l'Istituto Tetis il discorso è proceduto e insieme alla Capitaneria di Porto abbiamo portato avanti lo scorso anno il progetto FAI Attenzione, proprio per invitare non soltanto una cerchia limitata che può essere, non so, gli iscritti al FAI, ma tutti quanti a coinvolgersi in prima persona e a fare. FAI è quindi anche voce del verbo fare, che vuol dire che tutti noi siamo responsabili di quello che ci circonda. Nello specifico, FAI Attenzione riguarda una serie di informazioni, una serie di norme che sono state diffuse capillarmente su tutte le capitanerie di porto italiane, lungo il territorio che abbraccia il santuario dei cetacei Pelagos, di modo che i diportisti, ma non solo, siano in grado di sapere cosa fare in caso di avvistamenti. Quindi una segnalazione degli avvistamenti, di che tipo di avvistamento si tratta, di modo che si può monitorare anche il singolo cetaceo, dargli un nome, riconoscerlo nel tempo, ma nello stesso tempo norme di comportamento che riguardano la velocità, le azioni da portare avanti, in modo da non nuocere a questi abitanti del mare. Ripeto, i cetacei che vivono nel santuario dei Pelagos non passano di lì per caso, ma ci vivono e quindi indubbiamente è il habitat, la loro casa, e tutelarli.